Rieccoci, Sindaco risponde all'appuntamento del martedì, rigorosa diretta, sono le 20 e 18 minuti, minuto più, minuto meno. Vi ricordo i numeri per interagire con noi, 049-80-77753 per le telefonate, 345-334-1171 per i messaggi. Il Sindaco risponde @gruppotv7.com per le email durante la settimana e siamo anche nella piattaforma di Facebook, nella pagina dei reporter, potete scrivere i messaggi anche lì. Io ricordo e ricorderò sempre i numeri per interagire con noi perché ovviamente avendo cambiato da poco i canali, qualcuno non si sintonizza, le linee saltano qualche volta, non è colpa delle televisioni locali, ma è colpa della grande piattaforma, di chi ci dà questa gestione, quindi portate pazienza e le cose verranno sistemate al più presto. Messaggi, Denis, andiamo. Come mai non si è mai pensato di dare maggiore identità alla città anche attraverso i colori che la rappresentano? Lo stemma cittadino è la croce rossa su sfondo bianco, eppure in pochi ci accorgiamo di questo stemma girando per la città. Perché non evidenziarlo esternamente su qualche palazzo comunale, sui tram e le sue fermate, allo stadio, nelle piazze? Enrico. Anche ragione, devo dire, a me piace molto lo stemma in palla. Beh, sui palazzi ovviamente non si può mettere, se sovrintendenza non si possono fare, però valorizzarlo molto di più è una buonissima idea, è Senti, molto qui bello. do un suggerimento allo La stadio croce. Urano col Padova, lì fuori una bella stemma di Padova a fiori bianco-rossi, non sarebbe brutto. Devo dire, a me piace molto. Diamo un altro messaggio, Denis. Sindaco, i contagi stanno aumentando, ma il governo sta togliendo le restrizioni. Non le sembra un paradosso? Lei ha sempre detto che ci vuole la massima prudenza. Cosa ne pensa? E continuo a dirlo perché l'infezione sta aumentando in maniera esponenziale. Per fortuna abbiamo vaccini e di conseguenza l'ho avuto anch'io 15 giorni fa senza nessun problema. Sono stato a casa 7 giorni, un inferno stare a casa, non ho niente da fare. Consiglio ancora di tenere la mascherina, bisogna stare attenti. Purtroppo sta dilagando un'altra volta, senza effetti per fortuna, senza effetti. Sì, un po' di tosse, qualche linea di febbre. No, abbiamo il vaccino ha risolto grossi problemi. Quindi è come un raffreddore, un'influenza, insomma, più o meno. Nel caso mio, avevo qualche colpo di tosse, un po' di raffreddore un Ma giorno. E penso roba, tutti così, perché lo ma anche, dico. so, anche i miei collaboratori assessori, anche oggi, che si sono infettati, questo comporta veramente tanti problemi. Ma anche le aziende, manca persone che devono stare a casa perché manca il posto di lavoro. Per cui. Certo, Sindaco, che sta prendendo tutti questo Covid, Ma prima o se dopo. parlando con i responsabili, dico, vabbè, tanto più o meno prendiamo tutti, saremo O qualcuno l'ha immunizzati. già preso, non si sa. Anche questo è vero. Se io non facevo il tampone, non l'avrei mai saputo onestamente, perché stavo bene, non avevo niente, per cui anche questo è possibile, per cui uno diventa un portatore sano anche. Certo, andiamo con un altro messaggio, quindi l'attenzione, dice il sindaco, e ovviamente Bisogna mantenere l'attenzione, dovete questo non rispettarla, cambia. certo. È previsto un rifacimento della segnaletica orizzontale nella zona della Guizza, in alcuni punti non si vedono le strisce. Stiamo rifacendo tutto a Padova, se ha modo di vedere in altre zone, stanno avanti in maniera ovviamente progressiva, stiamo facendo su tutto quanto a Padova. Veramente ogni tanto non si vede qualche segnaletica orizzontale, non si vede più, è vero. Andiamo nell'ultimo di questa serie, credo, Dennis. Perché con i monopattini non si può andare in tutti i punti della città? In alcune zone si spengono. Dove c'è centro storico non è possibile andarci proprio per logica del codice stradale, per cui si spengono o altre zone rientrano della città. È fatto Ah, di proprio proprio. non si può Ah andare. no, eh no, di conseguenza. Quindi quelli che vediamo sono privati. Eh sì, io ovviamente sto parlando di servizio pubblico, non parlo di privati. Privati ovviamente uno è autonomo. Servizio pubblico, no, sbagliato. I due società che hanno vinto il bando del comune, non sono nostri, sono società terze, hanno messo come logica, oltre all'assicurazione, hanno anche il limite di velocità, o addirittura si spengono nel centro storico. I privati Ecco, no, eh. ma domanda perché si spengono, sindaco, Perché per sono questi? collegati, sono No, collegati. ma perché li farò spegnere quando gli altri, i privati, possono andarci? Cioè, non è. Questo perché nel bando abbiamo imposto
come logiche, l'attenzione al centro storico. No, è bello, sarebbe bello che non anche gli altri. Ma i privati sono lì, si fa sull'educazione dei ragazzi. No, sarebbe non bello via in due, usare il casco, usare le luci. Dicevo, sarebbe bello che anche i privati in centro non potessero andare, perché è anche pericoloso. Non è previsto del codice della strada, per cui. E quindi va bene così. Ne abbiamo ancora, Dennis, che non ricordo più, di messaggi. No, volevo dire, ne parlavamo, siamo nella parte finale, sindaco. Adesso un po' alla volta, dopo il Covid, dopo tutto quello che è successo, non ci voleva questa maledetta guerra, il turismo a Padova sta riprendendo, vedo davvero dei gruppi di turisti in maniera importante, e Orpita ha dato il colpo decisivo per l'aumento, speriamo che riprendano in maniera esponenziale. Come sta andando sotto questo profilo il turismo a Padova? Sta andando molto bene, se avete modo di vedere, ma anche oggi, veramente, ho visto gruppi di turisti anche veramente importante, sono molto soddisfatto. Ovviamente si sparge anche la voce che Padova è bella, Padova è importante, Padova c'è qualcosa da vedere. Pensate, solo a Capelli Scovini entrano qualcosa da 1000-1200 persone al giorno. Bisogna prenotare, perché sono i limiti, 15 minuti, il bioclima, bisogna stare attenti, ma abbiamo tante quelle cose da far vedere a Padova che ogni tanto qualcuno rimane stupito. Noi stessi, penso, non ci rendiamo nemmeno conto di quante bellezze abbiamo a Padova. Ho sempre detto una città stupenda, non è merito mio, lo dico un'altra volta, certo, c'è la città stupenda, c'è chiaro. Però l'Urpita ha aumentato l'Urpita, diciamo che Colasio è stato molto bravo, ha valorizzato qualcosa che c'era già, ma anche qua, non solo Colasio, anche gli assessori precedenti, non c'è mai un merito specifico di un'amministrazione, ma il merito di tutti quelli che hanno lavorato per Padova, per cui va il ringraziamento va a tutti quanti, a quelli che hanno fatto e quelli che ci saranno nel futuro. No, beh, sicuramente, ma questo sicuramente è tutto vero, che è tutto il gruppo che lavora, però c'è un responsabile, il responsabile del sindaco, sì, quindi ma i complimenti e le critiche vanno fatte del sindaco, sì, e ovviamente di conseguenza. Okay, però voglio solo sottolineare che il lavoro è fatto negli anni, per cui merito di tutti quanti. Ah beh, sicuramente sì, e poi il turismo ovviamente anche incrementa non poco ovviamente. Colasio è stato bravo con tutti i suoi dirigenti, tutto il suo settore a valorizzare in questo momento questa cosa che avevamo, che non era mai stata fatta, ma è già partita nel passato, per cui abbiamo solo concretizzato, siamo un po' fortunati. Certo, senti sindaco, l'ultima proprio, e invece la cosa che ovviamente non si vede un po' di luce in fondo al tunnel sono i commercianti che chiudono ovviamente molti locali. Ho visto che lei ieri ha riaperto quel bar vicino al comune ed era molto felice perché almeno un'attività ritorna a riprendere dove sembrava dovesse morire anche lì. Lì non si può far nulla, diventa davvero tutto difficile. Ma non mi risulta che stiamo chiudendo tutti, francamente. In periferia ci vuole qualche problema. Io parlo generale, non generale, parlo, sì. Non so, dicendo Padova Centro. Diciamo che se oggi andare al mercato della sera è stata una settimana pesante per tutti quanti, perché c'è un aumento importante delle bollette, energia elettrica e gas, vi dicendo. Per questo motivo. Manca un po', sicuramente c'è un po' di preoccupazione per quanto riguarda la guerra, ha avuto un impatto sotto l'aspetto economico e sociale e anche sotto l'aspetto psicologico molto importante. E io mi auguro, spero, sia per l'Ucraina che noi, per tutta l'Europa, che si risolva rapidamente, sennò avremo grossi problemi sotto, certo, l'aspetto sociale. Le do urgenza, signor, abbiamo altri 4 messaggi. Riusciamo a farli tutti se lei risponde rapidamente, perché dovrei chiudere. Vai Dennis col primo rapido. L'area al Basso Isonzo era del comune tramite Altavita Ira. A gennaio 2021 Aspiag Despar l'ha comprata all'asta. Adesso torna del comune in cambio di una vasta area commerciale alimentare in zona via Venezia ad Aspiag Despar. Cosa ha da dire al riguardo? Che la prima parte è vera, l'ha comprata ad Altavita Ira, per cui era di Altavita Ira, non del comune. La cubatura che ha acquistato non è stata trasformata in commerciale, è stata messa di fronte al fiore di botta, via Venezia, ma non è commerciale, cioè o possono fare studentato, un albergo direzionale, ma non commerciale. C'era già un supermercato autorizzato, non c'entra, ma nel passato ancora, basta vedere l'accordo firmato, assolutamente no. Perfetto, secondo messaggio è stato molto chiaro, secondo messaggio Dennis. Buonasera, volevo sapere perché nel quartiere Sacra Famiglia da anni ci sono cartelli marciapiedi dissestati e se c'è l'intenzione di sistemarli visto il degrado e il pericolo per le persone che ci camminano. Grazie.
Io so che l'assessore Michele si sta impegnando molto anche in questo quartiere, Sacra Famiglia, che è un bellissimo quartiere, tra parentesi. Vi ricordo, sono partiti i facimenti sull'aspetto marciapiedi e asfalti, sono 11 milioni che investiremo, stanno facendo i lavori adesso. Terzo messaggio, Denis. Sindaco, ci sono tempi troppo lunghi per chiedere le pratiche per il bonus 110. Non si può aumentare il personale? È stato aumentato di esattamente 9-10 persone. Però da quello che so mi risulta, settimana scorsa siamo ormai arrivati a rispondere quasi non in tempo reale, ma molto velocemente. È stato un periodo molto difficile, perché veramente il bonus 110 c'è stato moltissimi, nonostante non serva la parte dell'amministratore, ovviamente tutti lo chiedono senso. Però io penso sia quasi tutto risolto. Ricordo anche che abbiamo investito una cifra importante, quasi 1.700.000 euro, per digitalizzare il tutto. Per cui non è cosa che sia domani come risultato, ma vuol dire che quando avremo accesso agli atti per quanto riguarda l'edilizia privata, vuol dire rispondere immediatamente senza nessun problema. Questo era, prima di tutto, solo cartaceo, ma disegnato. Non sapevo nemmeno che bisognava chiedere al comune per fare i 110. No, non serve, però molti professionisti lo chiedono. Ah, lo fanno. Andiamo con un altro messaggio, Dennis. Torre degli Anziani, quando sarà finalmente agibile? A breve cominciano i lavori, è stata autorizzata, finanziata, penso dopo l'estate cominciare i lavori. È stato investito una cifra importante, no, sarà una cosa bellissima, 1.500.000 costa ristrutturazione completa e si verrà un panorama fantastico, tutto a palo. Era l'ultimo, Dennis? Sì, era l'ultimo. Bene, allora va bene, siamo in chiusura, sindaco, grazie come sempre, grazie perché siamo, abbiamo un po' sforato, grazie, ricordo l'appuntamento del martedì dalle 19.30 alle 20.30 il sindaco risponde, ricordo ancora i numeri così ve li potete memorizzare, 049 80 77 753 per le telefonate, 345 33 41 171 per i messaggi, il sindaco risponde @gruppotv7.com durante la settimana se volete mandare i messaggi. Vi auguro una buona serata e di continuare a vedere la nostra programmazione con informazioni TV7 in Triveneta ai report. Buonasera, grazie sindaco, buonasera anche a lei. Grazie a voi. Buonasera.